Nichelino On Air, siamo in diretta dai viali Shopping Park di Nichelino. Abbiamo due ospiti molto importanti qui con noi che sono il sindaco Giampiero Tolardo, buongiorno. Buongiorno. E abbiamo ancora il direttore artistico del Sonic Park, Fabio Boasi. Buongiorno. Andremo a conoscerli meglio, parleremo del Sonic Park di Stupinigi che andrà dal 4 al 18 luglio. Ma intanto io vi mando subito un video di Masa e Dia, Nichelino State of Mind. Scendo in strada, giù nella giù. Ed eccoci qua, ma entriamo nel vivo di questo Sonic Park che si terrà a Stupinigi. Signor Sindaco, ci spieghi un po' che cos'è e che cosa rappresenta per la città di Nichelino questo evento? Ma lo Stupinigi Sonic Park è un evento che è partito con la sua prima edizione nel 2018, è un evento importante di caratura internazionale che ha riscosso appunto l'altro anno un grandissimo successo con artisti molto, molto importanti e che hanno visto un'affluenza di pubblico tra l'altro proveniente anche dall'estero, cioè un terzo del pubblico appunto arrivato da paesi come Austria, Svizzera, Francia, quindi questa cosa qui ci ha gratificato tantissimo ed è un evento che abbiamo deciso appunto di ripetere quest'anno proprio perché riteniamo che sia un evento importante per far crescere questo territorio messo insieme e soprattutto per valorizzare un'area straordinaria come quella di Stupinigi. Assolutamente, quindi chiedo al direttore artistico, se lo aspettava un risultato così forte, un impatto addirittura di risonanza internazionale? Beh, abbiamo lavorato per quello, abbiamo lavorato per trovare un'esperienza concerto un po' diversa dalle altre, quindi il fatto di unire una location prestigiosa a nomi importanti ha fatto scattare quello che è stato poi il successo dello scorso anno. Quest'anno aumentiamo un po' gli appuntamenti, saranno 8 invece che 6 dello scorso anno e con un target molto diversificato di artisti. Beh, andiamo a conoscere quali sono gli artisti allora. Certo. Non vediamo l'ora di scoprirlo. Certo, cominciamo il 4 luglio con Scancanensi che tornano in Italia per il tour del 25ennale. Il 6 luglio una grande scommessa, sono gli Eugenio in Via di Gioia, una band locale di Torino che stanno riscuotendo un grandissimo successo in tutta Italia e faranno la loro unica data piemontese dell'anno. Beh, avanti tu Giampiero, vuoi andare avanti? Noi, abbiamo artisti molto importanti, io ricordo De Gregori con la sua orchestra che è previsto per l'8 di luglio, tra l'altro un concerto che sta riscuotendo un grandissimo successo in tutta Italia. Poi abbiamo ancora King Crimson il 10 di luglio, e poi l'11 di luglio un altro gruppo molto importante torinese, i Subsonica, che hanno avuto un grandissimo successo in questi anni e che si ripropongono appunto con i loro brani di questo gruppo allo Stupinigi Sonic Park. Fabio? Chiudiamo poi con Marlene Kanz per rimanere a chilometro zero tra virgolette. E la grande chiusura è con Mark Knopfler il 17 luglio ed Eros Ramazzotti che è un artista italiano ma è chiaramente un artista internazionale e Stupinigi Sonic Park all'interno del suo tour mondiale. Beh, e parlando di Marlene Kanz anticipiamo che ci sarà una sorpresa per i nostri telespettatori, ma per ora vediamoci il prossimo video. Eccoci qua, allora parlando di novità, qual è la novità più grossa rispetto all'anno scorso? Tra le novità rispetto all'anno scorso ci sono un po' di dettagli rispetto proprio all'esperienza che dicevamo prima, quindi l'esperienza utente. Quest'anno eliminiamo tutte le plastiche monouso dal festival, quindi ci saranno bicchieri riutilizzabili all'interno del nostro festival. Questo nell'ottica di rispetto del parco secolare in cui siamo inseriti e all'interno anche del progetto proprio del recupero del parco che stiamo facendo attraverso il festival. E anche rispetto a questo anche perché ti interrompo, il tema ecologico è molto importante, certo, molto importante soprattutto in questo periodo, soprattutto sulle grandi masse, quindi nell'impatto ecosostenibile che fanno grandi numeri di persone contemporaneamente. Distribuiamo fotocenere riportati all'entrata, quindi però questo è proprio il progetto del festival, quindi anche il recupero proprio delle aree e del parco storico di Stupinigi. Sindaco, cosa ne pensa? Come possiamo coinvolgere ancora di più la città di Nichelino? Cosa si può fare di più? La città di Nichelino è informata, partecipa attivamente, almeno l'anno scorso l'ha fatto, ma sono convinto che anche quest'anno sarà presente in forza.
C'è da dire che questo festival che è iniziato appunto l'anno scorso, che si ripropone quest'anno, si è caratterizzato per alcuni elementi. Allora, intanto l'organizzazione. Quello è un posto straordinario perché è un giardino interno della palazzina di caccia. Questa struttura del 1700 realizzata dall'architetto Juvarra, ed è un posto davvero, ha un palcoscenico naturale straordinario. Assolutamente. E quindi abbiamo deciso, grazie all'agenzia Reverse, di fare appunto un progetto che fosse curato nei particolari. Negli eventi, a parte quello che si diceva prima, l'uso dei prodotti riciclabili, noi già l'anno scorso e quest'anno ripetiamo, metteremo una serie di contenitori per la raccolta differenziata, perché non c'è soltanto la plastica. Anche la qualità del cibo, del food che viene appunto allestito all'interno della struttura, è una qualità a chilometro zero e di livello molto molto elevato. Beh, che dire, continuiamo con un altro video e dopo vi sveleremo questa surprise. I hope you're feeling happy now. Parlare del nostro Sonic Park. Ci sarà un'area food e green park. Parlando di food, ci puoi dire qualche informazione un po' più nel dettaglio? Certo, nell'ottica, come dicevamo prima, di coccolare, no, il nostro pubblico, l'area food è stata pensata rispetto proprio a un menù del territorio e in collaborazione anche con una chef che si chiama Claudia Fraschini, che ha una scuola di alta cucina e che insieme a noi curerà quest'area attraverso un menù molto particolare. Sul sito stupidisonicpark.com c'è già il menù, quindi, come dire, sapete già cosa poter scegliere appena venite in area. Lei, sindaco, cosa sceglierà? Ha già dato un'occhiata al menù? Guarda, io ricordo l'altro anno che mi sono fatto delle scorpacciate con della carne a chilometro zero piemontese straordinaria e con della birra da bere con moderazione. Si può dire, si può dire, birra. Da bere con moderazione, una birra artigianale di straordinaria qualità. E poi, voglio dire, ricordo una cosa. All'ingresso, visto che è il periodo estivo e qualche zanzara magari potrebbe anche esserci, siamo talmente attenti a coccolare il nostro pubblico che verrà spruzzato dell'autan all'ingresso. Wow, quindi autan per tutti. Quello non è consigliato berlo, ecco. No, però ci saranno tante risorse, quindi andate sul sito, ricordiamolo ai nostri telespettatori per vedere il menù. Qual era il sito? Ricordiamolo. StupinigiSonicPark.com. Perfetto, beh, allora io direi di salutarvi, ringraziarvi per essere stati qui con noi, ci verrete sicuramente a trovare, ma intanto abbiamo pensato a una sorpresa per voi, proprio in collaborazione tra il Sonic Park e i Viali Shopping Park di Nichedino. Avrete, che cosa avranno in omaggio i nostri telespettatori? Ci sono in palio 4 biglietti per i Marlene Kunz il 16 luglio. Il 16 luglio solo i primi che si presenteranno presso il nostro acquarietto, presso il nostro studio, presso i Viali Shopping Park dopo aver effettuato un acquisto, quindi mostrateci il vostro scontrino e avrete questi meravigliosi biglietti in omaggio. Ricordiamo anche con il sindaco che ci sarà la possibilità magari di avere una sorta di piccolo sportello presso i viali, quindi tutti coloro che vogliono fare qualche domanda al sindaco potranno rivolgersi a noi, avremo un appuntamento, lo organizzeremo al meglio in base ai suoi impegni per averlo qui con noi a rispondere alle vostre domande. Grazie.